Bruce Arena, tecnico dei Los Angeles Galaxy, si agita inutilmente, accusa il Milan e Beckham di scorrettezze, non si capisce a che cosa si riferisca. L'8 marzo, giorno di Milan-Atalanta, David giocherà l'ultima partita in rosso-nero e il giorno dopo partirà per la California, come prevede il contratto del suo prestito. A meno che, entro quella data, il campione inglese non sia riuscito a convincere il club americano a lasciarlo libero di rimanere a Milano in cambio di 5 milioni di euro. A tanto, secondo la stampa britannica, monta la pena da pagare ai Galaxy, che altrimenti perderebbero Beckham in ottobre senza incassare un euro. Ma rientrare al Milan in autunno potrebbe essere troppo tardi per Davide, 34 anni da compiere il 2 maggio, 107 presenze e 17 gol con l'Inghilterra, un patrimonio personale stimato in 130 milioni di euro, così entusiasta dell'esperienza italiana da rinunciare a una montagna di soldi pur di guadagnarsi in Serie A una maglia della nazionale di cappello in vista di Sudafrica 2010. E tuttavia, non è l'intesa con i Galaxy il principale ostacolo che Beckham deve superare, considerato che il Milan sarebbe così felice di tenerlo da affermare per bocca di Galliani di essere pronto a pagare una cifra pur di riuscirci. Il problema è convincere la moglie Victoria a lasciare Los Angeles, dove l'ex Spice Girl vive insieme con i tre figli, Brooklyn 9 anni, Romeo 6 anni, Cruz 3 anni. Per quanto circuita dal quadrilatero della moda, nonché amante dello shopping sfrenato, Mrs. Beckham preferisce Beverly Hills a Monte Napoleone. Ha scritto il Sun, sempre ben informato sulla vera coppia reale inglese. Questo di Milano sarà sicuramente il test più grande nel rapporto fra David e Victoria. Sarà la famiglia a sacrificarsi così che lui possa chiudere la sua carriera come si deve, o sarà lui a dover accettare il fatto che i suoi carri lo hanno già seguito abbastanza in giro per il mondo? David si è innamorato nuovamente del calcio, è un uomo nuovo ed è felice come non lo era da anni. Vuole continuare a giocare per l'Inghilterra, ma Victoria non vuole portare i figli in un paese dove non si parla inglese, perché teme che la non felice esperienza di Madrid possa ripetersi anche a Milano. Il seguito alla prossima puntata.